Bentrovati a Pianeta Bimbo. Abbiamo l'onore e il piacere di eh, iniziare a aprire questo nuovo ciclo di trasmissioni con un ospite che ci sta molto a cuore, che tra l'altro viene da lontano, oggi arriva da Firenze, lui lavora tra Mestre e Napoli e eh, che eh, vi presento, che è qui in studio con noi ed è l'educatore Andrea Sola. Buongiorno. Buongiorno <ride> e benvenuto, benvenuto nei nostri studi. Eh, come dicevo appunto oggi è partito, è partito da, da Firenze, noi da tempo la seguiamo sulle, sui suoi interventi online perché lei è redattore di Educare alla Libertà, eh, poi da un anno eh, ha aperto anche un, un sito, un progetto, poi ne parleremo a Napoli che si chiama Napoli Cresce, poi è animatore dell'associazione... Ehm, allora. Pandora e quindi insomma è veramente molto molto attivo e oggi è qui con noi per parlare di un argomento eh, ben preciso e che quindi è la relazione adulto e bambino in particolare eh, nella famiglia. Questo è l'argomento che tratteremo oggi. Sì, sì, sì. Sì, la relazione adulto-bambino vista da un, da un punto di vista che io tengo molto, che è quello che potremmo definire del potere. Mm, di solito questa parola non viene usata in ambito familiare, invece secondo me è un po' la chiave di volta per capire no? tutta una serie di conflitti che si lamentano. No? Allora, io così ho pensato che, co come inizio di discorso, vorrei eh, spatare alcuni luoghi comuni no? che ci sono a proposito dei bambini e dei genitori. Primo luogo comune. Ubbidire per i bambini è un obbligo, i bambini non vogliono mai ubbidire, questo secondo me è sbagliatissimo. Vedremo poi perché. Secondo punto, che l'adulto è superiore al bambino, ma non solo per forza o, 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 o fisicamente, diciamo, perché questa è una cosa ovvia, ma è superiore, come dire, moralmente, no? Cioè è lui quello che sa le cose giuste e il bambino no. Secondo luogo comune. Terzo luogo comune. L'amore dei genitori è la cosa più bella del mondo. Anche qua io la vorrei mettere in discussione questa cosa. E la quarta è che, un po' fa parte del primo, no? i bambini sono furbi. Cioè, il discorso dell'obbligo di obbedire, il bambino in realtà fa di tutto per non obbedire e quindi si dice, eh, ma lui è furbo. no? Per me è sbagliato, è, è una interpretazione falsa. Per cominciare a contrastare queste cose, io citerei alcune frasi dette dai bambini, non su nostre spinte, scritte da loro liberamente in una scuola, frasi che sono state raccolte da dei maestri sensibili che li hanno lasciati scrivere quello che pensavano. Allora, proviamo a sentirne sì, un paio tra lette dai bambini, più un'altra le leggerò le io e poi ne parliamo. Va bene, vediamo quindi i video. Mm, aggiungo soltanto una cosa che non ho letto all'inizio, per quanto la riguarda, è che lei è anche documentarista. Mm. E quindi molti dei video, che alcuni quelli che vedremo oggi, quelli che si trovano sui suoi siti, sono proprio girati da lei: sono video di sì, è, eh, questo in particolare, m, che artistici, vediamo. direi anche. È sull'esperienza che ho fatto a Mestre di un dopo scuola che ho chiamato dopo non scuola, dove si facevano fare attività libere varie ai bambini, quindi quello che vedete è fatto in quel contesto. Ok, allora vediamo e ascoltiamo insieme. Mi sento libero quando posso giocare senza che la mamma mi veda, perché se mi vedesse mi impedirebbe di fare certi giochi o mi comanderebbe di fare quello che vuole lei. <ride> Sono in un prato da solo e potrei fare tutto quello che voglio, ma non mi sento libero perché penso a tutto quello che la mamma mi ripete sempre di non fare. Bambini, adesso ne leggo alcune altre che, insomma, capite che sono frasi forti, no? Cioè, il bambino dice mi sento libero quando posso giocare senza che la mamma mi veda. Perché è lo sguardo no? della madre che in quel caso influisce, anche se la mamma magari tace, ma il bambino sente questa presenza. Perché sente questa presenza? Oppure sono in un prato e potrei fare tutto quello che voglio. Ma non posso perché? Non perché qualcuno mi dica che non posso, ma perché sento in testa quello che la mamma mi ripete. No? Cioè è un influsso lontano. Un altro dice: Quando sono a casa mi sento chiuso in gabbia e sorvegliato da due mostri. Ora, non credo che <ride> i genitori di questo bambino siano davvero dei mostri, sono, saranno due persone normalissime in realtà, però il bambino li vede come due mostri. E questo è ancora peggio: quando disubbidisco mi sento tutta rotta dentro e ho paura di non essere più capace di ritornare aggiustata come ero prima di diventare disubbidiente. No? Allora, allora, di fronte a una frase del genere, come si fa a dire che un bambino disobbedisce volentieri? Un bambino che disobbedisce ha un conflitto, non vorrebbe disobbedire, si sente di, portato a ubbidire, ma non può. C'è qualcosa che lo... è una lotta interna del bambino. Questo discorso della furbizia, no? Il bambino è furbo, al bambino pesa essere furbo, perché sa che imbroglia i genitori, a lui piacerebbe non imbrogliarli. Ma perché lo fa? Lo fa perché eh, sente che deve difendersi, che deve difendere la sua autonomia. Quindi in qualche modo non viene rispettata quella che è la sua autonomia. Cioè natura lui sente spesso. che c'è un'usurpazione, no? Cioè, questo sguardo pesante che per noi adulti è normale perché noi guardiamo i bambini così, li controlliamo, ci viene spontaneo di farlo, ma per loro questo è un vincolo, è un peso? No? Voi sapete quanta nevrosi c'è in famiglia, insomma, senza eh, l'apprensione delle madri, no? tutte queste cose cioè, pesano ai bambini. Allora c'è il bambino che si rassegna e, e tiene tutto dentro e c'è il bambino che non si rassegna. E reagisce in qualche modo no? E allora reagisce come? O imbrogliando o opponendosi apertamente, no? Però quello che lui ha, di cui lui ha bisogno sarebbe di una guida sicura, quello è un termine che è stato usato molto da, da chi studia queste cose, no. Una guida sicura è una cosa molto semplice in realtà, ma molto difficile da, da, da praticare, cioè per dare una guida sicura ad un bambino bisogna essere un po' sicuri noi. Se no, noi non possiamo solo voler essere sicuri e sentirci noi che non sappiamo bene neanche da che parte stiamo girandoci, con le nostre cose, meno che mai con il bambino, no? Cioè, il bambino è un oggetto un po' misterioso, no? cui noi dobbiamo prestare attenzione perché è il nostro ruolo. Anche perché una delle cose, diciamo, che si sanno è che il bambino imita innanzitutto, quindi già se vede sicurezza si sente più sicuro lui. Certo, la base è l'imitazione, esattamente. Un bambino è una spugna, ma se la spugna assorbe acqua sporca, eh, eh, non, la non la assorbe, capito? Eh, diventa, diventa secca la spugna. Cioè, eh, il, il genitore mh, quando ha un bambino di fronte che gli si ribella, deve, prima di tutto, perché si tratta di un bambino, no? non si tratta di un adulto con un altro adulto, perché lì c'è un problema di autorità, di potere, lì si tratta di un bambino che guarda a lui come un modello, però non riesce a prenderlo come modello e quindi cerca di fare per conto suo. Allora il problema dell'adulto non è quello di trovare i modi per imporre la sua autorità. No? Alla, quindi alzando al magari la voce. O no, peggio. perché è, è, una, è una battaglia persa in partenza. Deve domandarsi sì. e che, in che posizione è lui, cosa vede il bambino di lui, Provi a mettersi dall'altra parte. Certo, deve come fare insomma, in qualche modo un passo indietro sì. e non arrabbiarsi di fronte a un comportamento che lui giudica sbagliato. È un po' inutile, è inutile arrabbiarsi. Di perché, perché sì. per forza uno ha le sue abitudini e vede che un bambino trasgredisce a quello che per lui è l'ordine normale delle cose, no? non mangia, non, non, non si lava, non, non ubbidisce quando gli si dice di non fare una cosa, gli, gli dà fastidio perché lui, l'adulto, ha una vita ordinata, in qualche modo, cerca di averla e in casa soprattutto vorrebbe che le cose andassero come vuole lui. Fuori, sappiamo che possiamo fare ben poco perché le cose vanno malissimo. Ma almeno in casa uno dice no. Eh, ma il bambino? Per Quindi, il bambino è, il rapporto è capovolto, cioè è il bambino che ha il rapporto con l'esterno e l'esterno sono gli adulti. Quindi insomma, il genitore non deve giudicare un comportamento eh, dovuto alla furbizia del bambino, ma capire che disagio c'è dietro, insomma, che disagio c'è dovuto a un cioè, errore che viene parte innanzitutto dall'adulto, non sicuramente non il bambino Cosa più bella la per un natura. bambino? di poter ubbidire cioè di poter seguire le istruzioni di un adulto, non so se qualcuno l'ha mai osservato ma è una cosa certo. che possiamo fare tutti no? certo. quando spieghiamo a un bambino una cosa che gli piace e il bambino è felice che qualcuno glielo spieghi non è affatto ribelle perché va incontro a un suo bisogno no? è lì il punto chiave cioè noi dobbiamo dire, dare al bambino quello che a lui serve e allora lo avremo con noi, cioè allora non ci sarà più un problema di autorità, perché l'autorità ce la siamo già conquistata, nel momento in cui gli, gli diciamo quello che lui vuole sapere, no? Cioè noi dobbiamo pensare ai bambini non come degli oggetti, come dei cagnolini con, con riflesso condizionato, se gli faccio fare dieci volte la stessa cosa con l'undicesima la fa. Non interessa niente questo, questo crea, crea disagio, crea violenza, crea mostri poi da grandi, no? Noi dobbiamo pensare che il bambino è curioso di sapere, perché non capisce niente del mondo, quasi niente. Un po' alla volta, mano a mano che cresce, si pone un sacco di domande in più, ma di, di base si chiede cos'è cos sta roba che ho intorno. Cosa stai facendo tu, grande? Cos'è il tuo lavoro? Cosa sono ste robe che usi tu, che io non, non capisco? Sono piccolo, non so neanche cosa sono. Queste sono tutte domande che il bambino si fa. Chi gliele dà queste risposte? L'adulto che gli sta vicino. E quindi l'adulto ha quella funzione, se, se, riesce a dare queste, se riesce a mettersi da quel punto di vista, eh, allora, allora avrà il bambino con sé e il bambino crescerà come dire, sicuro. Ha toccato un aspetto molto importante anche per un argomento che tratteremo magari in un'altra puntata che è quello della scuola, no? Quella lasciamola perdere perché <ride> si apre veramente... parliamo ancora dei genitori. Perché la scuola molto importante. <ride> Però insomma, l'aspetto per del la fare far cose che piacciono è fondamentale. A volte questo concetto nelle scuole sembra essere completamente sì, sparito. Lo Chiusa parentesi, Chiusa parentesi. Allora diciamo. Guardi quindi... c'è un concetto che vorrei sì. tirare fuori qua: la fiducia, la fiducia come concetto è una roba che andrebbe veramente presa in considerazione, sia dal punto di vista del bambino che dal punto di vista dell'adulto. Cioè è lo sguardo dell'adulto che deve essere fiducioso nei confronti del bambino, cioè bisogna avere fiducia nelle sue potenzialità. Se si parte dal fatto che il bambino non le ha o le avrà da grande, siamo rovinati. Questa fiducia che io adulto do al bambino guardandolo in quel modo, lui la assimila e a sua volta produce un atteggiamento di fiducia e quindi ha un atteggiamento di disponibilità. Se, se il bambino sente che non c'è fiducia nei suoi confronti, non la può avere nei confronti degli altri. Cioè è reciproca la cosa. In quel senso lei diceva, eh, il bambino assimila. Cosa assimila? Mica assimila le parole. Assimila gli atteggiamenti, gli sguardi, il, il, no? È questo che assimila il bambino, mica, mica quello che gli insegniamo, adesso ti insegno a fare questo, ma gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro, oppure lo imparerà quando, quando vorrà. Quello che lui si ricorda di noi è come stiamo con lui, questo è il punto. Se noi stiamo tesi, sfiduciati, annoiati, per non dire arrabbiati, eccetera, il bambino quello percepisce e quello si ricorderà. Il resto su chiacchiere. Certo. Abbiamo detto quindi in apertura quali sono i luoghi comuni, no? Li ha elencati prima, li ha poi approfonditi adesso. Ma vediamo nel dettaglio a come dovrebbe comportarsi quindi l'adulto. Dia qualche consiglio ai genitori ah, che Ah, io dico guardando. una cosa fondamentale, cioè, molto semplice. Adesso no. voglio dire prima c'è cioè, una constatazione di base che eh, frustrazione degli adulti è chiaro che si, si, si riversano sui bambini. Questo è, è, come dire, nell'ordine delle cose, no? Allora, dire che un adulto non deve essere frustrato, lascia il tempo che trova, perché è un'ovvietà, no? Abbiamo talmente tante ragioni per essere frustrati, a livello personale, privato e a livello sociale. Cioè, le, le, le umiliazioni le, 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 cioè, sono infinite. Quindi non è che noi possiamo dire, allora cambiamo il mondo, così poi... Certo, ma non serve a nulla. Come... Osservire poco dire vabbè vai a parlarne con qualcuno, vedi di capire bene il tuo passato, la tua storia personale, questo certo è sempre auspicabile, ma in realtà è anche poco praticabile, nel senso che ben pochi possono permettersi di fare una cosa del genere insomma. Quello che invece ci si può permettere di fare tutti, secondo me, è quello di cominciare ad avere un atteggiamento, come dire, di capovolgere un po' il rapporto con i bambini. No? Perché i bambini vedono di noi cose che noi non vediamo. Eh? Allora facciamocelo dire da loro come siamo. Siamo umili nei loro confronti, passiamo del tempo con loro, senza dover per forza dire adesso io sono l'adulto che sta col bambino e che gli insegna tante belle cose. Passiamo del tempo senza scopo, libero, no? Con loro ad annoiarci. Eh, vedrete che imparate tante cose sul bambino e anche su di voi, anche su di noi le impariamo, perché scopriamo dei lati che altrimenti non metteremo mai in atto. Perché con gli adulti abbiamo un tipo di relazioni che si basano su altri criteri, no? Sulla. L'imposizione o la richiesta c'è sempre un dare, un avere continuo, no? Con la moglie, con, la, con chiunque, no? C'è sempre una, un rapporto di, 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 di come dire di conflitto anche di potere, no? Di, di, e con i bambini questo potrebbe non succedere, no? Se volessimo, perché con i bambini che potere? Cioè, il potere, non c'è, c'è un altro tipo di potere, no? E ecco, lì un adulto potrebbe imparare molto. Secondo me, <ride> dicendo: Beh, io mi prendo del tempo, non faccio proprio niente, sto con il mio figlio o, chi, o, o un bambino con cui ho rapporto. Non è che questa cosa sia necessariamente solo tra adulto e bambino, può essere con qualsiasi rapporto tra, tra grande e piccolo, insomma. può essere un parente, ma anche un amico, anche un, anche un insegnante, no? <ride> insomma, chiunque abbia rapporti con i bambini e sia per loro una figura di riferimento, ecco, dovrebbe secondo me riuscire a, a cominciare a fare questo tipo di cose. Parliamo adesso dell'ambiente inteso come spazio sociale. Eh, qua per esempio siamo di fronte a un fenomeno che non si considera molto, ma le cose sono cambiate tantissimo nel giro dei 30 anni. Cioè prima, come dire, gli adulti avevano una loro vita... Anche più sicura, no? con più, più, più sicurezze, più schemi, in famiglia c'erano meno problemi, ognuno sapeva il suo ruolo, no? E di, di cont in controparte però il bambino aveva più autonomia, e questo è il problema. Cioè il bambino aveva sì, delle attività molto direttive, la scuola, ma se guardiamo aveva un piccolo, un poco, poco spazio dedicato a questo. Per il resto aveva tutta una vita sociale sua, fuori dalla scuola e fuori dalla famiglia. Non solo perché per strada si poteva stare, ma anche perché c'erano altri spazi, non so, per i patronati. No? Molti sono cresciuti nei patronati. I patronati in realtà erano uno spazio libero. Cioè, il prete ti faceva dire la messa la, la, la preghierina a metà giornata, no? poi facevi quello che volevi. Tutto era, relazion era una relazione tra, tra, tra pari nei, nei patronati, o per strada o, o, o comunque in altri posti. Tutte queste cose, se guardate, sono andate esaurendosi, cioè lo spazio sociale si è chiuso, non ci sono più spazi sociali, cioè i bambini da soli non possono più stare, e oppure poi... stanno da soli ma veramente da soli, e allora là li vediamo come, col videogioco o con internet, a seconda dell'età. Un'altra tendenza che c'è molto diffusa in, in questa nostra società è quella di riempire di attività il tempo libero dei bambini, quindi è una corsi, è una corsi, di sport, di, di attività cioè, varie. Non si, mh, si è tolta autonomia all'infanzia e all'adolescenza, quindi tutto quello che, que, che i bambini e i ragazzi possono fare deve essere organizzato, cioè le cose non organizzate o auto-organizzate non hanno più spazio. E questo non per una scelta diabolica di qualche mente perversa, ma perché l'organizzazione sociale è andata in quel senso lì. È molto difficile capire meccanismi. Fatto sta che adesso è così. Quindi scuole prolungate, il tempo pieno è diventato una necessità. È verissimo ed è giusto che sia così, ma per forza. Perché altrimenti i pomeriggi sono vuoti. Vuoti da... da per, per i bambini, diciamo, accuditi che vengono messi a fare mille corsi, o, no? e vuoti del peggio per i bambini che non vengono accuditi, come per dire a Napoli, dove io vivo, e lì c'è la necessità di, di non lasciare i bambini da soli, no? perché la strada non è un ambiente accettabile oggi, è un ambiente. Pieno di, 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 di insidie, insomma. E quindi eh, c'è un problema di occupazione del tempo dei bambini che è drammatico perché, perché richiederebbe uno sforzo incredibile di organizzazione e, e quindi gli operatori che devono occuparsi dei bambini in tutti questi momenti e chi sono questi operatori e chi li paga. E chi, insomma, è, è diventa una specie di progetto di educazione complessiva. Della, è interminabile, no? Cioè, per cui l'idea è solo quella di riempire spazi con attività, altrimenti non si sa più cosa fare di questi bambini. Questo non può essere, bisognerebbe rompere questa, questa catena, ecco, perché altrimenti non se, ne, non se ne esce mica. Ecco quello che emerge oggi è un po' poi il nome del sito di cui lei è redattore che è Educare alla libertà. Questo mi sembra che possa sì, in qualche modo unire un po' tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Sì, la libertà è appunto una parola chiave, ma che può anche essere intesa male, no? Perché educare alla libertà non significa lasciare la libertà, non c'entra niente. Educare alla libertà significa educare all'autonomia. E torniamo al discorso, cioè i bambini devono essere, dovrebbero essere lasciati, messi nella condizione di esercitare l'autonomia. L'autonomia nelle cose che fanno, quindi rendersi tendenzialmente meno dipendenti dall'adulto. Oppure, per un verso, per chi è troppo dipendente come nel, diciamo, nell'ambiente del benessere, oppure di indipendenza da qualsiasi regola, come invece dove gli adulti sono proprio assenti, no? E allora lì c'è un problema di di conquista di, 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 delle regole, da una parte c'è il bisogno di diminuire le regole, no? dall'altra c'è il bisogno di inserirle, ma lo scopo è sempre quello di fare, delle, di fare in modo che i, i bambini crescano più autonomi e quindi più liberi, cioè la libertà viene dopo, insomma. non è che va lasciata, cioè, non, non esiste in sé. <ride> Mi piace molto questa chiave di lettura sua personale che ci ha fornito oggi, che secondo me sarà sicuramente un motivo di riflessione di molti genitori che ci stanno guardando, che magari convinti di agire nel bene, nell'amore verso i propri figli, si rendono conto però di avere commesso degli errori e chissà, magari ritrovando un rapporto diverso con i propri bambini, eh, migliorano anche nel loro, nel loro stessi, no? nel loro benessere, e tutte queste nevrosi a cui accennava lei prima, magari trovano una cura proprio Io in un dico rapporto che ritrovato so, oggi sono i genitori che hanno più bisogno dei bambini no? I, i bambini dei genitori perché adesso quel discorso che uno dei luoghi comuni che avevo detto era eh, che l'amore genitoriale non è per forza positivo certo, no? questo è, è ovvio penso è, che lo sia a tutti è in spesso, senso. È spesso una, una, una compensazione di cui il bambino è solo uno strumento insomma. E diventa spesso anche un capro espiatorio, quando il, quando il genitore ha della rabbia eh, interna che non può sfogare con altri adulti, la sfoga col bambino. Quindi bisogna andarci anche piano su questa storia dell'amore, perché bisogna vedere, bisogna vedere com'è esercitato, insomma. Mm -hmm. no? No. Eh, o comunque sì, appunto, non è magari questione di mancanza di amore, no, ma di no, un'espressione eh, certo, sbagliata, certo. che comunque non è quella ottimale per affermare la vita dei bambini. Della... E questo glielo possono far capire i bambini. No? A questo punto io vorrei dare ai nostri telespettatori i riferimenti eh, del, dei suoi siti che abbiamo qui in grafica. Come dicevo quello che ho citato più volte è www.educare che è scritto senza l'accento.org, www.napolicresce.com e www.corsipandora.com. La aspettiamo prestissimo nei nostri studi per approfondire un altro argomento molto importante che è quello del rapporto adulto-bambino nella scuola, un ambiente molto importante per i nostri figli, per le famiglie per la società ah. in generale. Bene, sì. Grazie. Grazie a voi. I <ride> nostri telespettatori chiedo di restare, dopo la pubblicità va in onda la seconda parte di Pianeta Bimbo con una sorpresa, non, non cambiate canale. E Bentornati a Pianeta Bimbo. Nella prima parte di questa puntata abbiamo parlato in termini generici di educazione alla eh, libertà. Adesso lo facciamo eh, in riferimento all'arte con il laboratorio tenuto da Sara Paini. Siamo nel maneggio Sherwood di Noceto, in provincia di Parma. Spiegaci in cosa consiste il metodo stern. Allora, il metodo stern, innanzitutto questa casetta che vedete alle mie spalle è stata realizzata qui al circolo epico di Cervo da Noceto eh, nell'ottica di mh, appunto di. Mh, eh, di approfondire questo metodo che è un metodo che si sta dilagando eh, sia in Italia che diciamo, all'estero nel mondo perché appunto Stern è stato convocato dall'UNESCO eh, col quale appunto può fare, cioè diciamo tenere conferenze anche per l'infanzia e quant'altro per cui io personalmente ho fatto il corso con lui in Svizzera e ho avuto assolutamente la fortuna di incontrare questa persona meravigliosa che due anni fa aveva l'età di 93 anni, che ci ha tenuto un seminario lunghissimo interessantissimo, e interessantissimo per il quale insomma io spina di entusiasmo poi mi sono buttata a fare quello che insomma, ho appreso che comunque era in, in parte diciamo che collimava un pochino con il mio punto di vista, ecco, con i miei valori. Allora, Cosa consiste questo metodo? Sì, infatti, il metodo Stern, è, allora, lui idea il, il Closlio, in realtà si chiama, che è il gioco del dipingere. Di fatto è un gioco nel quale, appunto, con regole, rigore e, come si può dire, regolarità, eh, si riesce a... Eh, a trovare la comunicazione con la parte interiore di noi stessi, cioè di que quella parte che è intrinseca, nella, è molto atavica, diciamo che è forse quando il bambino eh, si comincia a formare nella pancia addirittura. E, hm, il dipingere è appunto uno dei, degli istinti. Che il bambino ha quando appena nato, e eh, che è una delle caratteristiche appunto la lasciare traccia di se stesso. Esterne fondamentalmente con questo, in questo contesto eh, studiando la formulazione, che è appunto un percorso eh, diciamo unilaterale a quello che è eh, la crescita della persona, da, 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 appunto da, da quando è proprio piccolo fino all'età adulta. C'è questo passaggio, ci sono tutta una serie di step eh, che si chiama appunto formulazione, lui la chiama formulazione e lui è l'ideatore della semiotica dell'espressione, semiologia dell'espressione e appunto anche del gioco del dipingere. Dal 1946 eh, opera a Parigi, in realtà operava, cioè lui è un, è un educatore tedesco in realtà. Oggi vive e opera di nuovo a Parigi nonché appunto in giro per il mondo tenendo conferenze sull'infanzia e praticamente lui si dedica totalmente al gioco del dipingere, cioè durante le sue settimane ha creato dal 1946 appunto ha scoperto questo, la, questa scienza, questa nuova scienza che lui ha scoperto negli anni lungo la sua vita, che appunto di cui si occupa dei tracciati dei bambini da, da, dalla tenera età nella, nella diciamo nella pittura libera. Nella, nella libera espressività proprio che ha il gioco del dipingere fondamentalmente dove non ci sono imposizioni, giudizi, domande, non ci eh, c'è nulla cioè il bambino è completamente libero e l'adulto anche perché appunto una delle caratteristiche di Sterna è quella di far dipingere sia bambini che adulti quindi non c'è differenza di sesso, di età, di cultura, di, non c'è competizione le persone si immergono in questo luogo ehm, immergono la, la mente, il corpo e l'anima eh, lasciando spazio alla, diciamo, alla fuoriuscita proprio dell'istinto primordiale, ognuno degli istinti primordiali che nella nostra società in un certo qual modo è stato un po' ingabbiato, è stato o comunque viene eh, diciamo, ehm, come si può dire coltivato da, da poche persone proprio come scelta. Ecco. E, per cui è di fatto una, un dialogo con... Eh, con la memoria organica di, di noi stessi, fondamentalmente è una cosa un po' complessa. Lui ha scritto moltissimi libri eh, che insomma trattano proprio di, di questa formulazione e, appunto, io me ne sono innamorata. Al che ho detto, proviamo. È nato qua a Sherwood perché, appunto, qua ci sono i cavalli e Jessica Pambianchi, la diciamo proprietaria di questo circolo ippico. E istruttore qua dentro appunto, io mi ci sono trovata a pieno con le sue, diciamo, con il modo in cui lavora con i cavalli e con le persone e al che abbiamo unito insomma un pochino le varie, le due, i due valori, i valori base che si accomunano e, e da lì praticamente abbiamo creato questa, questa realtà che si sviluppa appunto in questo modo una volta a settimana, i bambini e gli adulti e insomma chi è interessato inizia questo seminario, dura tutto l'anno e un più o meno un'oretta, il tempo di un'ora un e mezza in realtà perché comunque le persone si devono mettere a punto i camici perché tu entri proprio in un, in un luogo proprio altro, cioè non, che non, non c'è, è, è un luogo unico e eh, poi qua appunto all'interno di un contesto molto bucolico e naturale. E per cui insomma poi anche con Jessica facciamo poi anche altre cose oltre all'educazione all creatrice appunto di Arno Sterna. Ci ecco. vuoi accennare agli altri progetti che state portando avanti insieme? Sì, le cose che facciamo di solito sono il sabato e la domenica o il sabato mattina sostanzialmente con le famiglie e appunto Jessica relaziona, si relaziona con i bambini a contatto con i cavalli, gli animali appunto con i cavalli soprattutto eh, facendo situazioni o comunque giochi di branco o comunque avvicinamento. All'animale in un certo modo con una certa diciamo, libertà di intenti. Infatti io la chiamo istruttrice di equitazione libera, non so se esiste, però qui esiste da noi. Quindi io questo personalmente ho un cavallo e l'ho potuto provare e lo provo tutti i giorni avendo appunto un rapporto con lui e quindi mh, colleghiamo diciamo, la parte più espressiva, eh, artistica, diciamo, e eh, pittorica delle, delle, delle persone, insomma, in un qualche modo questi istinti che cercando appunto di ricoltivare l'espressione l'espressività in modo proprio integrale, insomma, quindi spesso ci sono stati appunto dei momenti che abbiamo dipinto con tanti bambini perché comunque questa è una, è una, una casetta molto piccola per cui insomma non, non ci possono stare tante persone, e, però in altri contesti è successo che abbiamo proprio eh, creato dei grandissimi tappeti pittorici e è stato molto molto bello, emozionante con la musica, tutta una serie di cose, la respirazione, si fanno cose che appunto sia i cavalli che eh, alle persone portano appunto benessere a 360 gradi, insomma questo è il nostro intento. Sara, tornando all'attività di oggi, adesso io, i bambini, i ragazzi, eh, cosa stanno facendo? Sì, i ragazzi praticamente appunto nel, nel Closlio, Clos perché è un termine francese, io sono un po' molto italiana, quindi diciamo che io lo chiamo proprio gioco del dipinger lo je dupendre si chiama appunto, e i bambini in questo momento eh, vanno ad attingere a il pennello, questa table palette, che è di fatto una grandissima tavolozza con 18 colori, ogni colore ha tre pennelli: uno grande, uno medio e uno piccolo, e con un bicchierino d'acqua. E ogni bambino eh, realizza un suo disegno, una sua espressività in questo caso, ehm, senza, eh, diciamo, non ha né il bisogno né la necessità di guardare gli altri, cioè talmente tanto in un qualche modo eh, concentrato in quello che sta facendo che non, non gli viene neanche voglia né di parlare né di eh, dire: 'Mamma guarda che bello perché la mamma in questo momento non c'è, non, non ci deve essere', insomma. E quindi, questo i, mh, i bambini, appunto, intimati Spingono i pennelli nel colore, un po' nell'acqua e diciamo, cominciano a dipingere liberamente su questi fogli appesi a pareti. Um, uno dei principi alla base di questo metodo, correggimi se sbaglio, è proprio il fatto di aiutare i bambini, eh, comunque gli individui che partecipano, bambini o adulti che siano, a tirare fuori la propria espressività senza per forza dover fare qualcosa che venga reputato bello dagli altri. Assolutamente, perché la peculiarità appunto di questo luogo eh, non è, è l'assenza di giudizio. Totalmente, quindi in realtà quello che viene eh, diciamo disegnato dai bambini o dalle persone dagli adulti in generale eh, è semplicemente espressività, proprio come dicevi, a 360 gradi e quindi non è comunicazione, è espressione, per cui alla fine della, della, dei nostri incontri i disegni non vengono consegnati. Esterne ha una quantità industriale di disegni, ha un archivio dei capannoni addirittura dovuto insomma, allestire. Eh, per contenere questi disegni di tutte queste persone che negli anni hanno dipinto e questo per il rispetto della traccia che viene che, che fuori esce perché diversamente diventerebbe comunicazione per cui ovviamente il bambino o anche l'adulto mostrando il suo disegno o alla mamma o comunque a un amico o in, comunque a un altro adulto insomma a chi che sia un altro da sé cosa succede succede che ovviamente c'è una reazione no e spesso il bambino dice mamma guarda che bello pure maestra guarda che cosa ho fatto Aspettando, tante volte, anche se magari uno non, cioè, non, non, non lo pensa, però insomma, eh, la, diciamo, la, la soddisfazione è dall'altra parte quindi spesso. I bimbi disegnano per la soddisfazione, diciamo, che hanno nelle, nella reazione degli altri, ecco, e quindi è difficile, loro non sono molto abituati a disegnare solo ed esclusivamente per loro stessi. Invece, questo è importante. Tra l'altro, parlando di questo metodo, si dice che eh, non mira alla comunicazione, ma all'autonarrazione. Assolutamente, ogni bambino, ogni persona eh, ha un dialogo con se stesso. Quindi è talmente tanto interiore, tanto profonda questa caratteristica, questa questa cosa che non, non deve essere condivisa anche perché loro poi non hanno neanche l'interesse nel momento in cui entrano dentro questo meccanismo nel far vedere assolutamente questo sì e tu lo paragoneresti in qualche modo a una sorta di meditazione sì in tutti sì in un, in un certo qual modo sì cioè eh, respirando, comunque stando in un contesto di pace, tra virgolette, senza eh, fuori da quello che sono appunto i contesti, ehm, come si può dire. Ehm, anche abbastanza frenetici della società in cui tutti noi viviamo, in cui siamo immersi ogni giorno della nostra giornata, dove i nostri genitori corrono dal mattino alla sera, anche i bimbi comunque sia a scuola che comunque anche a casa sono, eh, sono delle spugne, loro vivono purtroppo per, perché comunque non è una cosa che spesso noi vogliamo e desideriamo, ma noi siamo un po' obbligati a, a dover no? e quindi loro si trovano a dover diciamo, vivere in questo, in questo contesto. E invece, in situazioni come questa, come ad esempio anche a contatto con i cavalli che ti fanno proprio vivere il qui ed ora 360, ma veramente, eh, ragazzi, è così. Io non credevo, io mi sono avvicinata ai cavalli a 20 anni, poi ho smesso, ho rismesso, ho smesso, insomma, ho l'università, tante cose, tanti percorsi di vita, e alla fine, da due anni che ho un signorino che è insomma, il mio amico diciamo, di tutti i giorni, io senza di lui, insomma, mi ha effettivamente aiutato tantissimo, per cui, in tutti i sensi, ecco. Proprio come persona, e anche questo, questa realtà comunque eh, dà la possibilità di creare comunque consapevolezza di se stessi, ecco, quindi sicuramente è una forma sicuramente di meditazione di dialogo, proprio, ma però il dialogo in silenzio, cioè non diventa. Un dialogo per forza da condividere con qualcun altro, cioè ogni tanto eh, a chiunque credo piaccia ogni tanto mettersi un pochino in silenzio anche ad ascoltarsi, non si ha tanto tempo, però insomma bisognerebbe provarci. Ecco. Io proprio qui ti volevo portare, infatti credo che secondo me per i bambini della nostra società eh, che sono continuamente bombardati da un certo tipo di stimolo, situazioni come queste possono essere di grande aiuto. Eh, non so se uso il termine propriamente però in qualche modo anche terapeutiche sì guarda ecco infatti ci volevo arrivare a questo punto in realtà eh, la tecnica di Stern il pensiero di Stern non c'entra nulla con eh, l'arte terapia ma è semplicemente un come si può dire un sistema preventivo alla terapia questo che quindi alla fine insomma ti, non ti porta poi ad avere ecco, disagi di altro genere perché logicamente quando poi, comunque, eh, riesci a, a vederti, a sentirti, avere eh, la concezione di quello che sei, eh, anche, comunque, poi ognuno ha anche proprio i suoi tempi: no? c'è chi ci arriva a 30, 40 anni, c'è chi ci arriva a 10 anni, dipende da ogni persona, ha i suoi tempi e sicuramente, qua vengono assolutamente rispettati, così come i, grafi, i grafismi, e i tracciati che vengono poi. Uh, che, che vengono Fuori, insomma, perché ad esempio tante persone sostengono che a sei anni il bimbo debba fare certe cose, debba saper fare, no? O comunque la nostra società un po' ci impone. queste... molto prestazionali. È eh, un pochino, sì, un pochino tanto direi. E invece eh, qui ogni grafema, ogni grafismo che viene fuori appunto da, dai disegni che vengono realizzati si può poi comunque riprodurre in qualsiasi momento, del, cioè vengono fuori in qualsiasi età, cioè nel senso anche tipo non so, il giro lì, i punti lì che eh, appunto Stern considera appunto, lo chiama così ovviamente in modo non dispregiativo, che potrebbe essere il nostro scarabocchio, no? che tante volte lo scarabocchio alle vo cioè, spesso insomma, anche dai bimbi non è usato, insomma, è un po' eh, in senso. Spregiativo, ecco, e invece, appunto, lui sostiene che, appunto, ci sono, sono dei passaggi, sono semplicemente dei, dei tracciati, dei, dei grafemi, dei grafismi che si, si creeranno poi degli oggetti immagini, da lì poi ci sarà l'astrazione, quindi c'è tutto un percorso. Che non sto qua a spiegarvi perché è veramente una cosa lunghissima, insomma. Io, tra l'altro, vorrei invitare Christian con la telecamera ad avvicinarsi e sbirciare da questa finestra perché abbiamo una dimostrazione pratica di quello che stiamo dicendo. I bambini, lasciati a loro stessi, eh, stanno facendo questa attività: eh, non c'è confusione, non ci sono litigi, non, eh, sembrano molto concentrati, appagati, soddisfatti da quello che stanno facendo. Vediamo quelli che sono gli obiettivi del laboratorio di oggi. Assolutamente sì. Eh, l'espressione di sé, cioè favorisce l'espressione di sé assolutamente. L'incontro con l'altro, perché comunque in questi contesti ehm, c'è cioè, comunque uno scambio tra i bambini e le persone che, cioè il gruppo che si crea. La concentrazione assolutamente. Il rispetto delle regole perché è un gioco, quindi ogni gioco, come ogni gioco, perché venga insomma in un qualche modo la riuscita sia ovviamente positiva e, e ci sia insomma in un qualche modo, come si può dire, eh, anche benessere, ecco perché comunque è logico che se ci fosse l'anarchia nei giochi cioè non, ci si, non ci si salterebbe fuori. No? E quindi ci sono ovviamente delle regole, sono poche, però vengono sempre molto rispettate dai bambini senza neanche doverle raccontare o spiegare: la spontaneità, assolutamente, la fiducia in se stessi, l'autorealizzazione, la ritualità, la gestione e l'espansione del proprio spazio perché comunque ogni bimbo dipinge sul suo foglio, ma può anche aggiungere fogli su fogli su fogli e fare dei dipinti molto più grandi, in realtà. Il ehm, rispetto dello strumento comune, perché assolutamente questo ce cioè, lo vedete, no? C'è una tablet palette, i pennelli sono quelli, non c'è il mio, non c'è il tuo, ma sono di tutti, e quindi ovviamente c'è la condivisione di questa, del colore, fondamentalmente se no, senza quello ovviamente non, non si potrebbe attuare il gioco. Il piacere di una ritrovata gestualità naturale, quello che appunto dicevo prima, la pienezza dell'agire senza aspettative e competizione, quindi giudizi occhi esterni, l'uguaglianza fra sesso, età, culture differenti nel clodio proprio non, non, non esiste questa differenza, assolutamente. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere, fondamentale, credo, che il gioco del dipingere eh, mette insieme in, con armonia e, ed equilibrio la parte razionale con la parte istintuale e irrazionale, con quindi la spontaneità di ogni persona. con Jessica Pambianchi la proprietaria del maneggio Sherwood di Noceto come mai Jessica la scelta di ospitare questo tipo di attività nella tua struttura perché vorrei che tutti imparassero a comunicare con i cavalli e penso che prima di tutto, prima di poter comunicare con i cavalli, prima di avere un rapporto comunque con un animale, si debba prima riuscire a comunicare con se stessi. Per cui, bisogna prima riuscire ad esteriorizzare tutto ciò che uno deve esprimere, eccetera. E poi, una volta che si è rilassati, che si è potuto fare tutto questo, si può andare molto più facilmente a cavallo, fare un'equitazione più libera, più tranquilla, più serena. aver dipinto è il momento dei cavalli assolutamente allora eh, dopo aver appunto dipinto esserci un po' liberati un po' dalle tossine dagli stereotipi assolutamente che i bambini di solito sono i bambini e gli adulti appunto sono di solito abituati a vivere in un qualche modo noi viviamo di, in un mondo pieno di stereotipi io credo e è il momento appunto di eh, avvicinarci ai cavalli come essere liberi e assolutamente istintuali poi tra l'altro qua a Sharwood ci sono la maggior parte dei cavalli arabi che è appunto una razza molto particolare e infatti i bimbi adesso stanno già come potete vedere relazionando appunto con, con Vadim lui si chiama Vadim <ride> e ha 11 anni è lui il mio amico di cui parlavo prima e quindi insomma questo ecco allora godiamoci insieme quest'ultimo momento continuate a seguire pianeta bimbo ancora abbiamo tanti argomenti da affrontare insieme a voi